Quello era il campanello. Quello era il campanello. Comunque, ciao a tutti ragazzi, qui Xinko sarà anche a parlare. Oggi siamo finalmente con una nuova parte di Pokémon Snakewood. E dopo, voi non immaginate quanto tempo. Finalmente. Oh, Gyarados. E Limone, Crawler e Noise. E anche Light sono saliti anche di livello mentre allenavo questo odioso perché l'ho dovuto allenare fino al livello 15 con la tecnica, lo mando in campo e proprio cambio con Troller che mi moriva quasi sempre. Poi dopo quando ho imparato Tackle, ha avuto la bella idea di non capisco perché, ma incontravo sempre Pokémon che lo colpivano e tipo li toglievo a mezza vita. Quindi io dopo, più o meno dopo ogni lotta dovevo tornare al centro Pokémon per ricaricarlo. E mi sono accorto che ha 69 di vita. E comunque sì, gli ho insegnato. Come si chiama? Gli ho insegnato Surf. E ha imparato anche Morso. E gli oggetti che ha trovato cosa sono super pozioni. Sì, cosa? Che ha trovato il limone sono super pozioni. Fu un'altra full restore. Come si chiama? Questo Karamak. Un revitalizzante e due nugget. Perché uno l'ho venduto. Perché era andato a vedere il coso, quindi prima di tutto andiamo qui. Max Revive. Questo me lo tengo perché non si sa mai. E qua invece. No, vai via. Vai via. No, non ti voglio vedere, Magikarp. Oddio. Io non mi ricordo mai se qua c'è uno strumento o no. E a quanto pare di qua lo strumento. E invece no. Quindi, no, vai via Tylove, perché Tylove l'ho incontrato non sapete quante volte. Quindi andiamo nel mare. Oh no, le rotte, anzi, sapete che vi dico? Ho i repellenti, quindi utilizziamoli. C'era un allenatore qua, no? Eccoti. Silio, eh? Non c'è problema, io lo ripeto con piacere. Livello 18, quindi. Odio dover aprire il coso perché dopo, mentre faccio il coso, devo renderizzare e mettere la crawl face sul coso di Roller. E ciao. Però mi chiedo, gli zombie possono andare in acqua? Non credo. Ah, Crawler ha imparato Tackle, finalmente. Crotalamento, no. Io non ti permetterò di farlo. Ma a quanto parte. Oh no, ce n'è un altro. E addio. Oh, avrei dovuto fare spese, mi sa. Mi sa tanto che avrei dovuto fare spese. O almeno aumentare di più il livello dei miei Pokémon. Infatti mi sembrava strano che ci dessero Magikarp e non lo dovessimo far salire fino al livello 20. Se lo fanno salire fino al livello 20 perché magari serve il livello 20 qui, più o meno per tutti i Pokémon. Allora, tu. Hai un meo? Giorno di Pagno. È più veloce lui, quindi. Vai Noise! Questa me la paghi. Come fa a essere così veloce? Quick attack. E addio. Cos'è che. Ah no, 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 non voglio farti imparare il Footscroom. E addio.
scleri. Abbiamo soltanto un revitalizzante. Sapete che vi dico? Taglio e ci rivediamo qua. Ok, rieccoci, quindi andiamo a vedere cosa c'è su quest'isola. Niente, bene. Non è che c'è qualcosa qua su. Ho dimenticato di riattivare i cosi. Ok. Ah già, questa è la grotta dei regi. Sì, è divertente guardarlo nuotare così. Dai. Magikarp, livello 20. Perché non l'hai fatto evolvere? Comunque il Magikarp che avevo io aveva una difesa altissima, ma se dovevamo parlare dell'attacco era qualcosa di 23 di livello! Oh no. La vedo grigia. Io che avevo comprato un casino di super pozioni. Potrei fargli rivivere, ma Max Revive è raro, non voglio sprecarlo così. Non è fette. Va bene, io vado avanti così, poi al massimo me li allenerò per bene quando arriverà il momento. Ancora con sti Broken Heart. Da dove mi ha visto? Dove? Mario Dio. Posso andarmi a ricaricare, vero? Guarda, vuoi vedere che adesso mi manda KO? Hitmonchan, Hitmontop. Fa strano vedere non vedere più Hitmontop che fa il balletto mentre stupido Quick Attack. Groudon? What? Ah, parla di Groudon, sì, vabbè. Ah, mentre mi stavo cercando di allenarmi, ho provato un Surskit e l'ho chiamato Cute e ho detto prendiamolo così, magari, non so, magari in un futuro potrebbe servirmi. Please, basta. Bene. Allora, ah già, ci sono altri allenatori che devo battere. Ok, abbiamo la Old Road. Ma che ci serve se abbiamo John Gyarados? Sì, penso di dover cambiare alcuni dei miei Pokémon. Allora, facciamo adesso i Pokémon che mi tengo. Allora, Beyblade, Limone e Gyarados me li tengo sicuramente. Perché loro due hanno l'MT e Beyblade è il mio Pokémon, è il mio starter. Vaporeon Light potrebbe esserci utile perché ha le mosse tipo elettro, mentre tra le Renoise posso toglierli perfettamente perché come Pokémon normale abbiamo già Limone, Microcrawler no, non ce la faccio più a tenerlo, non ce la faccio più, seriamente, sto avendo l'esaurimento nervoso. Quindi, una volta finita questa lotta, gli andrò a depositare.
Sempre se riesco a vincere. Vabbè, torno, ti do la tua ultima. Poi lì proprio il livello 7 qui. Penso che dentro la caverna magari potremmo trovare dei Pokémon interessanti, quindi. Che poi allenarsi i Pokémon non è mai facile, quindi. Deposita. Allora. Deposita. Deposita. E sì, ho detto basta. No. Un Pokémon, allora. Strumento non è. Oh. Va bene, devo togliergli la mano. Non te la do subito. Allora. Item give. Era questo, sì. Perfetto, quindi deposita. No, 1 e 2. Perfetto, sistemiamo allora il team. Ok, andiamo a vedere cosa abbiamo qui. Non c'è più. Plus Band? Cos'è? Gumballfish. Ah, sì. Plus Band. Ah, perfetto, perfetto. Mossa giusta per te. Oh no. Troppa gente con cui parlare. What? Ah, hai visto un uccello enorme volare sopra di te? E te? Oh, quindi quei due, quel vecchio e quella donna, sono degli allenatori che hanno combattuto contro i zombie, da quel che ho capito, e adesso sono troppo stanchi per parlare con me. Ma io. Cioè, come osate? Io sto cercando il mio Onii-chan. Come osate dire che non siete troppo stanchi per darmi informazioni su dove sia il mio Onii-chan? TM31 cos'è? Ice Pants. Utile, utile. Lo insegnerò a qualcuno. Poi abbiamo. Ah, già. Cioè, c'è una cosa che volevo fare era almeno provare. Registro. Almeno provare una volta. E? Dai. Chi è? Ci provo soltanto quel fish qui. Vabbè. Allora penso che sì. Entriamo nella grotta, allora vediamo. Perché invece che entrare nella grotta non andiamo a vedere la palestra magari prima? Oh no. Oh no, mi ricordo. Via. Ho bisogno di Sebrae. Sebrae, dove sei? Vieni a salvarmi. Perché sto andando a ricaricarmi? Perché? Ho bisogno di Sebrae. Dov'è Sebrae? What? Quello non è il suono di uno dei creoccelli leggendari? E lei dice che un grande. Uno strano e. Un ruggito strano e alieno ringhiezze nella cava. Qualsiasi cosa c'è, non voglio entrare. Io sì, ci voglio entrare. Se ho un uccello leggendario, magari posso proprio. Sì, vabbè, col cavolo. Un altro esperimento che mi sono dimenticato che cosa ho provato è stata questa Ultra Ball.
Sì, me ne sono ricordato soltanto adesso. Io ho bisogno. Avrei bisogno di allenarmi. A quanto siamo noi? 17. C'è una piccola parte che devo tagliare, quindi. Sapete che vi dico? Prendendo partecipi di una piccola parte di allenamento. E magari se proviamo qualche Pokémon interessante, tipo Vingull, magari potrebbe esserci d'aiuto. È vero, possiamo anche battere questi. Come non detto, magari. No, non possiamo, magari. Invece sì! Yes! No, comunque non lo farò. Penso che un Vingull potrebbe esserci utile in questo momento. Anche perché non abbiamo soltanto un Pokémon d'acqua. Vingolo per Hyper, va bene. Sì, catturiamo Entra. Ho detto entra. Guarda che questo mi fa fuori light. E invece no. Allora, Pelipper. Oh no. Non gli ho dato sopra nulla. Vabbè, tra poco tanto arriveremo dal giudice onomastico. Quindi lo faremo dare a lui il soprannome. E così almeno ho più tempo per pensarci. Ah, non ci credo, la prima ragazza del nostro gruppo. Vabbè, l'unica ragazza che avevamo nel nostro gruppo l'abbiamo tolta. Quindi Pelipper potrebbe essersi anche avuto per volo. Però voglio vedere che mossa ha. Quindi, insomma. Allora, Ken High. Quindi non. La precisione un po' diminuire. Ha una buona difesa. Davvero buona difesa. Quindi può essersi utile contro questa nuova palestra. E. Non ha nessuna mossa tipo volante. Damnit. Comunque sì, penso che questa non sarà non sarà né la prima né l'ultima volta in cui mi vedrete cambiare i membri del mio team, perché appunto, dato che a me piacciono un casino i Pokémon di terza generazione, avrò l'abitudine di cambiarli molto spesso, potrei anche riprenderli, che sicuramente è una cosa che rifarò, riprendere Wismore perché Explode, cavolo, cavolo Explode se mi piace. Quindi sì, prima o poi se vedo che mi sa potrebbe essere utile, riprenderò Wismore, lo allenerò per bene, per conto mio, e lo farò evolvere finché, lo farò salire fino al livello in cui siamo noi. Io lo devo ammazzare in un modo o in un altro. Cioè, guardatelo! No, no! Ok, penso che staremo qui per un'ora. Ah, oh, finalmente. Ok. Questo non lo sapevo che si poteva andare qui così. E da quel che ho visto non c'è neanche un market. Quindi buon per me. Quindi. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti.